Ciao a tutti ragazzi, ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Tomb Raider, in compagnia del nostro caro amico Vincenzo e dell'altro caro amico, no, tu me lo devi dire, Gino Paoli. Beh, che dire, beccato visto gameplay. Bene, come dicevamo prima, ci ritroviamo sempre qui con la nostra amica Lara Croft e dobbiamo andare avanti. Praticamente che era successo prima? Avevamo evitato un aereo che è crollato, ti ricordi? Sì, il pilota era... Sì. Praticamente fatto... Non si sa come dice. Basta. È stato... Dall'aereo. Si è caduto. E quindi noi penso dovremmo raggiungerlo. Ma penso pure io, andiamo allora. Quindi dai. Io dovrei saltare. Vai là. Guarda. Con quale potenza? È proprio un giocatore di rugby che sfondava i muri. Sì, però non andare. Ecco lì. Ok. Devo saltare sulla cassa? Sì, direi. Andale. Salta pure qui. Ole. No, era là. Va bene lo stesso. Oddio. Nella cassa. Ah, hai diverse opzioni. Sì, sì, meglio, dai. Però devi sbrigarti. Ecco. Ti metti, rompi una caviglia. Io andrei di là. Avrei proseguito dritto. Corri. Ma siamo nelle favelas, dove cazzo stiamo andando? È tutto sbilenco qua. Attenzione. Ma comunque volevo fare i complimenti al muratore che ha costruito, ha realizzato queste abitazioni. Mamma mia. È molto sicure, molto sicuro. A prova di terremoto. Guarda com'è crollato. Che volete? Andate via, lasciatemi stare. Guarda quello là, Assassin's Creed. Ma questo... No, questo è Bin Laden. Non è il nostro amico. Non penso proprio. Ok, no, perché si è appena girato, ora ci vuole foltere. Quindi... Oh, levati! Andiamoci da qua. Dio. Non possiamo andare da là. Allora punta. Ah, dobbiamo schivarlo. Ah, già. Schiva. Aspetta, fallo arrivare. Gira. Olè. Ma vaffanculo. Olè. Oh, dov'è, cazzo, sei? Aspetta un attimo. Aspetta, preparati, pronto? Occhio, è morto. Lo possiamo prendere qua? No. No. Bene, continuiamo la nostra avventura sopra le favelas. Un riparo? Sì, un accampamento, perfetto. Bene, abbiamo potenziato l'arco con i materiali. Abbiamo irrobustito la corda. Che diavolo è successo? La tempesta si è scatenata all'improvviso. Le nubi hanno circondato l'aereo. Lara, ascolta, ho visto lo schianto da qui, perciò devi essere vicina. Torna subito e indietro. Ok. È giusto, stiamo andando noi da questa strada. Beh, penso di sì. Arrivo. È l'unica via. Oh, sì. Bene, ce l'ho contattato. Dobbiamo raggiungere Roth. Vediamo un po'. Roth Inkyule. Famosissimo Inkyule Roth. Che bel cognome, eh? Sì, bellissimo. Ah, ma che cavolo! Sono trappola. Ho detto io, ma si è buggato il gioco. Merda, vediamo se puoi sparare da qua. Sì, io posso sparare. Oh, assurdo. Mori pure tu. È 18 capovolto. Figlio de puta. È 18 capovolto, eh? Figlio de... Non ci sto capendo niente. Oh, corri. Usiamo l'arco che abbiamo potenziato. Guarda che fa. Nuova attrezzatura. Forse... No, non mi dire che tiriamo la corda con le frecce e possiamo poi arrampicarci. Rampino. Giusto? Già, era quello. Premier per raccogliere. Ma l'hai visto? Ma si è portata via un... Premier nel frattempo. Vai là e raccogli. Là ci sono un sacco di casse. Ok. Oh, merda. Uno. Altra via. Cazzo. Fermo. Qui volevo l'arco. Ma sai là? Cazzo. Subito a quello. Perfetto, colpo alla testa. Non potevi fare di meglio. Oh, premier? No, premier? Da solo lo fa. Ah, da solo lo fa. Sì. Beh, è inutile stato. Dici che si può? Tirate la lone. No, lo fa da solo. Già, niente. Madonna. Niente, ragazzi. Anzi, questa è la nostra abilità questa. Non direi di andare lì. E quello era un barilotto che... No, sì, non lo che fare, non facciamo lo esplodere. Bene, destra. Ok. E la strada c'è. Ok, forse... Quindi... incredibile. E sta cosa dovrebbe reggere il suo peso, fammi capire. Beh, penso ce la va. C'è alla fine una corda bella spessa. Sì, si può fare. Ok, scendi. Voilà. Perfetto.
Una casupola. Ho una casa. Ecco che cosa servono tutte quelle corde. Sì, ok, ma come. Ora per la cioè, i primi livelli come facevi a farlo? Sperando che non crolli niente. Automaticamente, così. Te lo dico io perché la conserva in tasca. L'accende con la magia. Sì, per prendere ossigeno via. Non so, forse è Lara Croft, non un gioco di ruolo. Villaggio montano. Che cazzo sei? Guarda chi c'è, guarda chi c'è, guarda. Meno male che ti sei spostato. Puoi dirlo forte, piccola. Volavano tranquilli quando si è scatenata una tempesta, da un momento all'altro. Non è stata colpa tua. Sono stata io a chiamarli, Rot. Troveremo una soluzione. Mayday, Mayday, parla il copilota Jessop del volo L177A. Pronto? Pronto? Mi senti? Mi sono ferito gravemente durante lo schianto. C'è qualcuno? Capitano Jessop, mi ricevi? Ho acceso un segnale, rispondete. Non riesce a sentirmi. Devo raggiungerlo. No. Il segnale è laggiù. Prima dobbiamo pensare agli altri. Ci riuniremo appena troveranno Sam. Mi dispiace, Rot, glielo devo. Non posso abbandonarlo. Ora l'hai capito. A volte bisogna fare dei sacrifici, Lara. Non puoi salvare tutti. Bene, dobbiamo salvare il tizio, però anche se... Dobbiamo raggiungere il segnale blu. Anche se non era d'accordo il nostro amico Rot. Sì, perché lui voleva cercare i nostri amici. Oh, ingegno. Ottimo, ottimo. Bene, 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 bene. Mamma mia. Uff. Abbiamo leggermente rischiato. Facciamoli ispezionare, noi ora li ammazziamo lentamente. Se ci avviciniamo e No, sono tre, uno è là sopra. Uccidi prima quello là sopra. Prima facciamoli andare. Che gran rottura. Testa in testa. Datemi una mano! Merda! Ma come cazzo? Ottimo. È pure caduto. Perfetto. Sì, però girati che non vedo niente. Boom! Ammazzati! Boom, cervella! Cassa! Oh, forse possiamo fare qualche cosa sì, con l'arco. Sì, sì, al prossimo accampamento vediamo. Sali le scale. No, vediamo se c'è qualcosa. Come siete messi? Abbiamo seguito degli uomini in una specie di città e gente fuori di testa, Rot. Cosa stanno facendo qui? Ottimo, dai. Non lo so. La munizione di voglio saperlo. Cos'è? Cosa ispezionare? Whitman? Non ancora, tu sei con Lara. Una sorta di mortaio con pestello. Che roba è? Veniva utilizzato dagli erboristi. Ah, veniva utilizzato dagli erboristi. Ah, questo per fare il pestello alla genovese. Sto per fare... è una barca, dipende da come lo vedi. Esattamente, dipende dal punto di vista. Sì, lo vedi, è una barca così. Così è una barca. Così è un coso per fare il personaggio, per tritare. È così, non lo so, è un motorino. È un mortaio. Sì. Sì, presto scenderemo a valle. Sì, per sì, la risposta. Andiamo avanti, dai. Aspetta, aspetta, guarda a destra. Sì, libro. Vai di là. Vediamo se... Non ce n'è più. Non possiamo rompere, no, non sto a fare. Non sprechiamo munizioni. Però quel libro mi attirava. Non servirà un cazzo. Bene, effetti. Prova ad accendere... Questo è il coso della statua, del fuoco, non si può? Ma lasciala stare. Salta qua. Magari si aziona qualcosa. Esperienza. Lui la sfida sbloccata. Completare per acquistare esperienza. Per acquisire esperienza. Sono forse tipo cose secondarie. Adesso. ok. Leger son fait. Ok. Guarda dove è il segnale. Sì, sì. Ah, no, la corda qua c'è. Si è arrampicata con la piccozza. Qua dobbiamo arrampicarci con la corda. Direi che puoi anche scendere. Può bastare. No, è vabbè. Qua dobbiamo arrampicarci con la piccozza. E voilà. Dai, dobbiamo tornare. Cazzo! Questo ammazzo lo strozzo. All'ultimo momento l'abbiamo strozzato perché si stava girando, hai visto? Perché? Può bastare? Sì. Scefi. Guarda. Bomba segreta vicina. Sì, è questa qua. Andiamola a vedere. Così, per curiosità. Giusto. Per pura curiosità. Facciamo una gita nelle tombe. Vediamo un po'. Cosa c'è qua sopra? Ma sono dinamiti, che cazzo? Candele. Sembra qualcosa. Accendi. Tipo... non si può forse, sai? Vedi? Già, niente. Almeno qualche rito, qualche cosa. Che
Vabbè, un'altra stanza. Ma ci sono stato a Bizzeffe. Ma dove siamo finiti? In una miniera. Sala della successione. Stiamo addentrando. Chissà dove. Faceva parte di Yamatai. Cioè io già me l'ero scordato, cazzo è Yamatai. Beh, in effetti pure io. Però è abbastanza figo. Dai! Del bene. Però spacca tutte cose. Un cavallo. Torniamo indietro, ascolta me. Okay. È abbastanza inutile. No, perché siamo entrati nella tomba. No, è il buco di culo. Ecco dove siamo. Dal buco di culo non si esce. Ah, che... vai nella... Vai qua. A meno che qua, non sono stronzo. Vieni, potenziamo l'arco. No? Ah, abbiamo già fatto. Arco ricurvo. Figo, l'hai visto? Non era così, vedi? Bene, siamo usciti dalla tomba abbastanza inutile quella tomba. Siete felici, l'abbiamo vista la tomba. Bene, non è servito un cazzo. L'unica cosa a cui è servita è stato potenziare l'arco. Ora è più figo. Ma c'è troppo vento. Sì. Infatti mi sta facendo sbagliare tutto. Ora, ok, cioè non vorrei. E ora con sto vento ci dobbiamo arrampicare. Sì. Ok. Non è una cosa buona. Allora, guarda come sballotta. Sballotta. Oh, sapevo. Oh, sbrigati. Sarebbe bello, sarebbe. Sì, direi di sbrigarti. Ti rimassata. Dai, Oddio. Oh, che devo mancare, che devo mancare. Niente. No, ho mancato . Ok. Benedetta piccozza. Meno male che abbiamo sta piccozza del cavolo. Capitano Jessop! Dove l'attiva? Beh, andrebbe per forza dritto. Ciao Lara, Rot ci ha detto tutto. Tranquilla, troveremo un altro modo per andarcene dall'isola, ok? Speriamo. Conigli! E il Sam? È in una specie di antico palazzo giapponese. Ho un brutto presentimento. Lo prendiamo con io. Ma no, non preoccuparti. Si starà facendo un giretto. Raccontane un'altra, Alex. E dai, chiudi. Fate attenzione là dentro. Cazzo, scappa, conigli. Ok, ma sei conigli. No, l'ho preso. Oh, mischino. Che ce ne fregano, dai. È carne, giusto? Canale? Asciutto. Meno male. C'è una nebbia assurda. Vabbè, non prende la doccia. E noi andiamo avanti. Al lume di candela. Ecco, anzi, al buio completo. Al buio di candela. Al buio di candela. Cos'è un topo gigante? Ma che schifo. Era quanto a noi. È un comunque, ratto. Qua ci sono scatoloni. Comunque è pieno di topi qui. Ma un problema. Uno. Piamo carne di topo, io non vorrei sprecare munizioni per essere stronzate comunque. No, ma forse non si possono prendere, vedi. Ma sono troppo veloci comunque. Sì, sì. E poi la carne di topo fa male. Un pellegrinaggio. Vuoi vedere che ora rifiniamo dove eravamo prima? No, la no. Regina. Imiko. Ne sei sicuro? Incredibile. Ma scherzo. Capitano Jessop. Ecco. Oh, eccolo. Mio Dio, ma è messo malissimo. Che cazzo è? Birra. Ora esplodono. Birra. Birra. Sì, ci siamo rotti comunque la schiena. Bastardi. Qua le ossa di ferro. Tipo Wolverine in adamantio. Chi è questo? Ma per fortuna sei ingenua e prevedibile. Uccidiamola. No, dobbiamo scappare. Oddio, ma che cos'è? I guardiani. Gli ioni. I guardiani. C'era scritto gli ioni. Wow. Oh, samurai. Oh, ma finché ci aiutano. Sono ben accetti. Ma oddio. C'è carneficina.
ragù. Ah, che schifo. E lei è appizzata come un salame. Ok, aspetta che tocco il braccio. Ah, guarda. Tira. Cioè, lei è sempre molto delicata quando si deve salvare. In effetti. E mi chiedo che cazzo erano fatte quelle corde per rompersi così. Di burro. Di burro birra. Cosa sta succedendo? Cazzo. È bello che è andato. Niente ragazzi, ora siamo nella merda totale. Però non ci hanno ucciso, c'è nulla. Era un guardiano, sì, quello. Sì, l'hai visto. Era un guardiano. È abbastanza grosso, è un'arma enorme. Io andrei di qua. Piano. Molto piano. Che schifo. Che schifo, in mezzo ai corpi distrutti. Guarda le teste che cadono. Guarda, esce il guardiano sicuro. È un guardiano. Cos'è? Merda, è enorme! Gigante, ma un'arma assurda. È una mazza gigantesca. Non pensate male. Parlo dell'arma, non del... Non i doppi sensi, eh? Dell'arma. Niente dei doppi sensi. Ok, io scapperei tipo a gambe levate. No, le gambe teniamocene senza gambe levate. Che qua di gambe levate ne vedo troppe. E teste che rotolano. Schifo! In mezzo alle ossa. E la testa... Strike. Ok, c'è un vento assurdo. Bene, questa era Tomb Raider. E abbiamo visto i guardiani che sono enormi, quindi io direi di fermare qui perché se no va a finire che ci ammazzano tutti. Sì, perché hanno delle armi gigantesche, vabbè. Bene, noi abbiamo potenziato comunque l'arco, quindi magari non si sa mai. Non lo stendiamo. Che dire, se questo episodio vi è piaciuto, pollice in su, commentate, condividete. Commentate anche su Facebook e iscrivetevi soprattutto. Perché ci fa piacere. Ovviamente. Viene anche più semplice a noi controllare le notifiche. Le notifiche. Beh, al prossimo video, ragazzi. Ciao!